Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 17 giugno 2022. Le voci di 100 donne, il loro punto di vista su Dante e sulla condizione femminile sono il cuore del libro Dante secondo lei, Società Dante Alighieri 2022 editore, che sarà presentato il prossimo 25 giugno alle ore 17:30 a Palazzo Firenze in Piazza di Firenze numero 27 a Roma, e si potrà seguire in diretta anche su www.dante.global.it. Dopo il saluto del segretario generale della società Dante Alighieri, Alessandro Masi, sarà l'autrice Giuliana Poli a presentare il progetto realizzato per il settimo centenario dantesco, mentre il giornalista Paolo Conti modererà il dibattito tra alcune delle intervistate, attive nel mondo della cultura, dell'impresa, della politica, delle istituzioni e della rete Dante. Da Rimini a New York, la squadra di Export USA vola negli Stati Uniti per partecipare al Fancy Food, la fiera internazionale mondialmente riconosciuta dove si alternano le più importanti aziende del comparto food and beverage e della ristorazione. Quest'anno l'Italia, con i suoi 240 espositori dell'agroalimentare, è partner d'eccezione. Le fiere tornano in presenza, dunque, le opportunità di business decollano. Tuttavia, per aver successo negli Stati Uniti, è necessario tenere presenti alcuni consigli fondamentali. Prepararsi prima, identificando potenziali partner commerciali ed espositori, contattarli e organizzare appuntamenti antecedentemente all'inizio della fiera, presentare materiale promozionale in lingua inglese, tradotto da professionisti del mestiere, sapere esattamente cosa comunicare in fase di colloquio durante gli appuntamenti, preparando una precisa strategia in lingua inglese snella ed efficace. E infine preparare un listino che includa tutti i costi di trasporto e sdoganamento fino alla distribuzione. Con l'importante ordinanza numero 18.009 del 6 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la persona che è iscritta all'AIRE e contestualmente detiene all'estero il centro dei propri interessi vitali, centro inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici e delle relazioni personali, non può essere considerato fiscalmente residente in Italia, anche se in Italia ha un domicilio nel senso che si svolge un'attività lavorativa. A riportare la notizia è Angela Schiarò, deputata del PD eletta in Europa. A un cittadino italiano residente in Svizzera e che veniva a lavorare in Italia ogni giorno per poi tornare in Svizzera, spiega la parlamentare, era stata contestata dall'Agenzia delle Entrate una omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro percepiti in Italia e corrisposti da una società italiana. La commissione tributaria competente della Lombardia aveva in precedenza già evidenziato che non era legittimo, come invece riteneva l'Agenzia delle Entrate, considerare il cittadino residente fiscale in Italia alla luce dei fatti che egli aveva dimostrato di essere effettivamente residente in Svizzera dal 97, di essere iscritto all'area dal 98, unitamente a moglie e figlio, di essere titolare del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione in Svizzera, di essere titolare di più utenze domestiche, elettricità, gasolio, telefono, acqua, televisione, che il figlio frequentava l'Università di Zurigo e la moglie lavorava in una scuola di Lugano, conclude la senatrice Angela Schiarò. Ultima notizia per questa edizione di Italia chiama Italia: in occasione della giornata internazionale del bambino, l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino presenta la traduzione in lingua cinese del volume di Gerolimo Stilton, Mille Meraviglie, Viaggio alla scoperta dell'Italia. Il libro è pubblicato dalla casa editrice 20th Century Publishing House in collaborazione con Atlantica Entertainment. La nuova pubblicazione permetterà di portare anche il pubblico cinese alla scoperta dell'Italia con una guida di eccellenza, Gerolimo Stilton. Il top giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo accompagnerà i viaggiatori lungo lo stivale alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi. Da Roma a Venezia, dall'Appennino alle Alpi, il simpatico reporter visiterà i monumenti e i luoghi più famosi, compresi i siti UNESCO, senza dimenticare i gioielli nascosti, tesori meno conosciuti, specialità gastronomiche, luoghi della ricerca scientifica, prodotti dell'artigianato e dell'industria. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.